Viaggiatori e politica regionale in allarme dopo l'annuncio di Ryanair di abbandonare lo scalo pescarese a causa dell'aumento delle tasse aeroportuali. Una perdita che la regione non può permettersi, considerato il contributo al PIL regionale che deriva dall'aeroporto, pari ad una cifra che oscilla tra i 750 milioni di euro e il miliardo. Il vettore irlandese trasporta poco meno di 500.000 passeggeri sui circa 600.000 utenti che transitano nello scalo di Pescara. È quindi evidente che l'addio da parte della compagnia potrebbe mettere a rischio le sorti dell'aeroporto stesso. Ryanair ha ribadito che per le compagnie aeree tradizionali, cui i biglietti costano anche centinaia di euro, è normale far ricadere gli aumenti di tasse sul consumatore, mentre per una compagnia che vende i biglietti anche a 4,99 euro e non addebita ai clienti tasse aeroportuali, l'incremento di una tassa può rappresentare anche un irragionevole aumento del 50%, senza considerare che l'effetto retroattivo del provvedimento su biglietti già acquistati impedisce a chiunque di rivalersi sui passeggeri. Se il governo rivedesse le sue decisioni, però, la compagnia è pronta a rivedere la propria. A dichiararlo John Alborante, responsabile comunicazione e marketing di Ryanair. Noi siamo sempre interessati a crescere, ha detto, e consideriamo un incremento di tasse come un danno a tale crescita per il turismo e l'economia del territorio. Per ora ci hanno rimesso gli aeroporti regionali minori rispetto a scali di più ampia portata, ma in futuro, avverte Alborante, potrebbero rendersi necessari altri tagli. Alborante lancia poi una stoccata al governo Renzi. Non crediamo sia giusto costringere i privati a sborsare soldi per coprire costi sempre maggiori dovuti a tasse irragionevoli, ha detto, come nemmeno far ricadere sui contribuenti debiti e non investimenti di aziende pubbliche, peggio ancora quando diventano private, in perdita. Fonti del Ministero dei Trasporti confermano che sono allo studio varie ipotesi per la riduzione della tassa dei passeggeri nei prossimi mesi. Se la situazione non dovesse cambiare, Ryanair ha confermato che dal 27 ottobre prossimo chiuderà la base a Pescara, aperta nel 2009, e ridurrà il programma voli a due destinazioni, Londra e Bergamo, le più gettonate.